Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale Recensioni ETF. Se hai da proporre un ETF, ricordati che trovi nella descrizione la mia email con cui me lo puoi inviare. Ricordati di cliccare sull'icona con il pollice in su, con la manina col pollice in su e scrivi. Allora, oggi parliamo di Invesco Standard Poor's 500 Accumulation. Chi deve farlo? Ma chi vuole una vecchiaia serena? Per quanto tempo tenerlo, da un minimo di 10 anni a fino alla pensione. Perché lo Standard Poor's 500 performa il 9% l'anno circa. L'età del fondo è di 10 anni, sì, è sintetico, swap non finanziato, volume alto, grandezza del fondo grande, dividendo si accumula nell'ETF, performance che tiene conto dell'interesse composto, in 10 anni ha fatto il 202%, costo annuo lo 0,05%, il mio giudizio finale 8 a 9. Se il video ti è piaciuto clicca su mi piace dove trovi la manina col pollice in su e iscriviti. Sotto nella descrizione troverai anche i miei corsi per costruirsi il proprio ETF altamente performante che possono raggiungere anche il 400% e passa, e naturalmente spiegherò anche il mio portafoglio. In più ti metti così parzialmente al riparo dalle probabili crisi finanziarie prodotte dal virus. Ciao, questo è tutto. Ciao, se non sai come comprare ETF, io ti consiglio Kebanca perché è semplice e intuitiva. Basta che clicchi sul conto e carta una volta che ti sei registrato, hai inviato tutta la documentazione, entri dentro, poi è facile comprare ETF, azioni, fondi. C'è il tuo personal advisor, per cui se hai più ETF lui ti può consigliare, hai un indice, la banca ha un indice di solidità del 14%, che quindi se ben noti qui è tra le migliori banche in Italia, poi non è quotato in borsa, ancora meglio. Poi cos'è d'altro? Io pago 4 euro al mese, cioè al mese, all'anno, 4 euro all'anno, e 20 euro di bollo, sempre l'anno. Poi cos'è d'altro? Hai la tua carta di credito, puoi comprare anche su Amazon, e poi come vedi il financial advisor di Kebanca sono 409, per cui, e ricordati che per fare ciò devi ti devi registrare, aprire un conto Yellow, mi raccomando. Va bene, adesso non puoi comprare ETF, fondi, azioni eccetera. Ok, questo è tutto, ciao, alla prossima.